Buongiorno, buongiorno, zio Vito. Come va? Tutto a posto? Zio Vito sta bene. Purtroppo ho caduto e si sono rotte la lente. E quindi mo tengo sopra. Cioè, ho messo le lenticchie, quelle piccoline che si mettono, però non tanto all'uso bene. Sì. È perché abbiamo giocato con Irina, no? E cioè, infatti c'è il cappello di Irina, no? Me lo sono guadagnato, sì, cappello rumeno e col fiocco, vedi, viola che porta bene. Sì, e abbiamo giocato nel giardino, ci siamo divertiti perché abbiamo dovuto fare un po' i giochi dei bambini, perché lei non conosce tanti giochi italiani, no? Allora le ho insegnato la mosca cieca, il gioco dell'anello, quello lo sa, e sì, che. E poi lei mi ha insegnato anche Vrudinietz, che sarebbe il tipo il castello che giocavamo noi con la pietra, col gesso, che facevamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica e ritorno, col saltacroce. Solo che a un certo punto abbiamo giocato a chiappetterello e lei correva, 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 oh, ora t'acchiappetta, t'acchiappetta, l'ho chiappetta, l'ho presa, diciamo, l'ho presa da dietro per la chiappa, nel senso che l'unico posto che lei c'aveva una cosa che la poteva acchiappare, così con. L'ho acchiappata, è caduta, si è fatta male e al braccio io ho preso la cremina e ho fatto i massaggi a cazzo, sì, massaggi a cazzo, cioè che l'ho fatta a cazzo, che non li sapevo fare, ho detto ti massaggio io, amore, ti massaggio io, e però poi lei ha detto tesoro, ora ti massaggio io, siamo venuti a casa e mi ha massaggiato, massaggiato. mi sono un po' d'olio d'oliva, sì, insomma. Vabbè, comunque è stata una bella giornata. Il sabato zio Vito non commenta mai cose brutte, a meno che non succede proprio, tipo, che ne so, che riapre il comune, che esiste di nuovo il sindaco e così. Queste cose brutte zio Vito le commenta. Se dovesse succedere un miracolo del genere, se no, diciamo che resta tutto com'è. E perché poi è molto free, sabato e domenica la gente, c'è chi non fa niente, non lavora, la domenica si va al mare, ah, oggi il caldo, affa, mamma mia, c'è un sacco d'affa e di umidità, sì, umidità, sì, umidità, e domani porta anche caldo, forte, 30 gradi, 31, beh, d'altronde, sì, adesso è il momento che fa caldo, la gente si lamenta, fa freddo, caldo, ma no, ma che. Dobbiamo prenderci quello che ci viene. Così ho detto a Irina, prenditi quello che ti viene. Lei ha detto, ma io ho sempre fatto così. E diciamo, prima di conoscerti, fare la badavante, io ho sempre preso tutto quello che mi veniva, mi arrivava o che mi davano. Mi ha detto, io l'ho preso. E quindi, vabbè, che vi devo dire? Mo' giochiamo a nascondiglio. Sì, mo' lei si nasconde. È l'unico posto che ho avuto Carla Spunt. Beh, ha detto, pensa a te, sei tuo figlio. A spondere nascondigli di figli. Nascondino. Beh, allora, io. Ah, scusa. Sì, ma vengo, tesoro. Vengo, prepara. Ah, devo contare io. Vabbè, conto io. Non guardo. 1, 2, 3, 37, 38, 50, vengo. Presa!